Escursioni nel Parco delle Orobie Bergamasche in compagnia di esperti naturalisti per riconoscere e osservare specie vegetali e faunistiche. I partecipanti potranno fotografare gli esemplari individuati con uno smartphone o altri strumenti e condividere l'immagine sulla piattaforma web internazionale iNaturalist.org, che diventa, con il contributo di tutti, una banca mondiale della biodiversità. È una gestione organizzata dal Parco delle Orobie Bergamasche con gli operatori interni del Parco delle Orobie Bergamasche. In particolare voglio ringraziare la dottoressa Roberta Cucchi del parco e una serie di consulenti soprattutto sulla flora, di cui ci avvaliamo da diversi anni come gli esperti del FAB, Fare Ambiente Bergamasco, per la scoperta di questi fiori e queste piante che nelle Orobie Bergamasche hanno delle caratteristiche, delle particolarità. Per cui basta telefonare alla sede del Parco delle Orobie allo 035 244249 e prendere la prenotazione per poter partecipare a queste due giornate. La partecipazione alle attività è gratuita, previa iscrizione obbligatoria. Due le giornate, sabato 12 e domenica 13 giugno. Sabato 12 e domenica 13 giugno, quattro itinerari diversi attraverso i territori del Parco delle Orobie o i territori adiacenti, perché questa collaborazione non riguarda solo aree all'interno del parco, riguarda, per quanto riguarda le Orobie Bergamasche, zone anche adiacenti che sono state coinvolte nella riforma generale delle aree verdi ad accordi di programma o ad accordi generali con il Parco delle Orobie, come ad esempio la riserva del Monte Varro, di cui fa parte anche il Comune di Onore, che sarà appunto domenica 13 giugno uno dei siti da raggiungere. Si comincia con Castione della Presolana. Il primo a Castione della Presolana, escursione con i naturalisti del parco lungo il sentiero degli alberi parlanti. Si parte dalla località Passo della Presolana, ritrovo alle ore 10 presso l'hotel Spampati in via Cantoniera 89, mentre invece l'altro, sempre del 12 di giugno, si svolgerà il pomeriggio dalle ore 15 presso l'agriturismo Bricconi in contrada Bricconi ad Senda Alta, escursione con i naturi del parco alla scoperta di flora e fauna. Domenica 13 invece la prima escursione sarà alle 10 presso la località La Paghera, inizio dal segno via CAI numero 414 a Schilpario, quindi alle ore 10 per un'escursione lungo la Valle del Vo con i naturalisti del parco alla scoperta di flora e fauna, mentre invece il pomeriggio dalle ore 15 ad Onore alla trattoria della Felicità e località Zanecla ci sarà un'escursione appunto nel Plis del Monte Varro per scoprire la ricchezza della flora.